Allora, Castori, eccoci qua. Allora, io e Bruno abbiamo preparato due lavoretti diversi. Il primo è un rametto di palme, così, un rametto d'ulivo, come le palme che sventolavano le persone quando Gesù è arrivato a Gerusalemme. Allora, non è difficile. Se avete dei fogli verdi, disegnate sul foglio verde la sagoma di una foglia. Vi faccio vedere, eh. Ecco qua. Ecco, facile, disegnate la sagoma di una foglia, fatene due copie, fatelo per due volte, ok? Dopodiché ritagliate la sagoma della foglia così e avendo tutti e due i fogli insieme, uno sopra l'altro, fate tutti questi tagliettini così, ok? Perfetto. Quando avrete fatto i taglietti in tutti e due i lati, avrete una foglia di questo tipo. Le potete mettere una sopra l'altro, ok? E in mezzo, prima di mettere la colla, potete attaccare il bastoncino. Come bastoncino, fantasia Castori, potete usare una cannuccia, potete usare lo spiedino gli spiedini di legno, potete usare la bassalingue. Ma io dentro casa sono tipo un'accumulatrice seriale, ho di tutto. Chi non ha tante cose può prendere ad esempio un colore a spirito che non colora più, potete farlo con il cartoncino, ok? Trovate con la vostra fantasia una soluzione. Quindi, questo è il primo lavoretto che potete fare, una palma, ok? Se non avete la carta verde, non è un problema, prendete un foglio bianco, lo colorate con le tempere, con gli acquerelli, con i pastelli, con i colori a spirito, come volete, dopodiché tagliate la foglia e fate tutti i taglietti. Secondo tipo di lavoretto, ok? Questo qua vi piace? Allora, è un po' più elaborato, ma non è difficile. Poi eventualmente posso anche mandare ai vostri genitori le foto delle sagome, ma li potete fare a mano libera, a fantasia vostra. Allora, cosa dobbiamo fare? Prima di tutto dobbiamo tagliare un cartoncino o un foglio bianco. Guardate, cioè, questi sono no? Si trovano dentro quando comprate la canottiera, le scatole delle merendine, ok? Disegnate un cerchio, due cerchi, o uno, dipende quanto è sottile, basta anche se non un cerchio solo. Quando l'avete ritagliato, eccolo qua, potete dipingere un arcobaleno. Prendete gli acquerelli e fate l'arcobaleno, ok? Se non avete le tempere o gli acquerelli, niente paura, potete farlo con i colori a pastello, con i colori a spirito, ok? Se non avete tutti i colori, potete anche farlo di un unico colore, lo sfondo, ok? Vedete voi. Una volta che avete fatto tutto l'arcobaleno, lo mettete ad asciugare. Lo mettiamo ad asciugare. Su un foglio di carta bianco disegnate una colomba. Non è difficile. Poi manderò anche la foto ai genitori, ma vedete, l'ho fatta proprio semplice semplice. La disegnate, ok? E poi la ritagliate. Una volta che l'avete ritagliata è fatto, perché la colomba è bianca, colorate solo il becco e l'occhio. Poi fate qui dove ci sono le ali, l'aletta questa qui, fate, vedete? Un taglietto sopra e sotto, ok? Questa, se avete il ramo d'ulivo vero, lo incastrate semplicemente qui dentro ed è fatto. Chi non ha il ramo d'ulivo lo fa di carta. Allora, prendete due striscioline di cartone sottili, ok? Le pitturate di marrone e voilà. Poi potete ritagliare da dei pezzettini di carta verde oppure prendete un foglio bianco, lo colorate di verde, ritagliate tutte foglioline così, non è difficile, ok? Poi con la colla, dov'è la colla aiutante? Vai a prendere la colla, Sofì. Ok, girate i cartoncini dalla parte bianca e attaccate
Mettete la colla qui su tutto il cartoncino, va bene? E attaccate le foglioline, quelle che volete voi, ok? Perfetto. Voi mettete la colla su tutto, così dopo quando le appoggiate si attaccano subito. Oh, quante ne ho messe? Mettiamo altre due? Ognuno lo fa a proprio gusto, ok? Oh, dopodiché mettiamo ancora colla, aiuto, si sposta tutto qui, va bene? E attacchiamo l'altro rametto, così. Ecco qua. Va bene? Lo tagliamo un po', se è troppo lungo, e lo mettiamo qui dentro alla colombina. Ok, va bene? Poi la colomba così fatta l'andate ad incollare al disco che avrete dipinto col colore dell'arcobaleno. Allora, io credo che siete tutti capaci, vero Bruno, di fare uno di questi due lavoretti. Quindi ve li abbiamo mandati oggi, così avete tempo di prepararli nei prossimi giorni, così domenica, quando vedrete, parteciperete alla messa delle palme, avrete il vostro rametto da far benedire alla messa. Allora, salutiamo i castorini, Bruno. Crunk crunk, mi raccomando, i castorini sono operosi e fanno bene ogni cosa, quindi metteteci tutto l'impegno di cui siete capaci e poi aspettiamo le foto delle vostre palme. Un bacio grande a tutti quanti. Crunk crunk.